Siamo qui in piazza con il Movimento 5 Stelle a sostenere la protesta dei Vigili del Fuoco, sia idonei che permanenti, perché i Vigili del Fuoco hanno bisogno di personale nuovo, vista l'emergenza incendi che si sta succedendo in questi giorni, all'inizio estate. Quando si parla di Vigili del Fuoco si parla di professionisti del soccorso che devono garantire un servizio puntuale a tutti i cittadini. Non tutti i cittadini ce l'hanno, noi siamo qua per i cittadini, siamo qua a cercare forza, per dire con forza che con tutte queste emergenze si possono prevenire, basta assumere gli idonei. Lo Stato spende per i Vigili del Fuoco l'1,07% del totale della spesa del pubblico impiego. In un paese che ha ancora tanti sprechi, sinceramente una spesa così bassa per garantire sicurezza ai cittadini a me pare una vergogna dello Stato che in qualche modo deve ripianare. Io non conosco tecnicamente le soluzioni, faccio Vigili del Fuoco, spengo incendi. L'unica cosa che so è che abbiamo mediamente 50 anni e abbiamo bisogno di ricambio. Questi ragazzi stanno aspettando. Per cortesia, assumeteli, perché non sono loro. Abbiamo parlato poco fa con un caposquadra dei Vigili del Fuoco, più alcuni ragazzi dell'814 in Corridoni che devono essere assunti. Vedete tutti questi giorni incendi in tutta Italia, organizzati non si sa, però i Vigili del Fuoco sono gli unici che riescono a spegnere gli incendi. Hanno bisogno di personale perché le scelte accelerate di questo governo con la riforma Madia, in cui è stato cancellato il Corpo Forestale dello Stato che insieme ai Vigili del Fuoco combatteva gli incendi boschivi, 8.000 uomini sono passati in maggior parte ai carabinieri, lasciando di fatto il servizio antincendio ai Vigili del Fuoco con soli 300 uomini in più e senza i mezzi del Corpo Forestale dello Stato. Questa è una cosa grave, l'abbiamo annunciato più volte, faremo delle proposte. Questo venerdì interpelleremo il governo sullo spegnimento degli incendi. Non mi hanno voluto rispondere in Commissione Ambiente invece su una interrogazione mia prima firma, sulla carenza di organico e sulla mancanza di coordinamento tra uomini a terra e aerei che facevano prima il Corpo Forestale dello Stato. Il PD oggi ha fatto promesse a queste persone che stanno protestando qua dietro di noi, dicendo che assumerà gli idonei di questo concorso. Solo promesse, come la famosa risoluzione dell'anno scorso in cui si chiedeva la stabilizzazione dei precari. Solo promesse nell'emergenza, sfruttando e cavalcando l'emergenza. Questo è il PD. Noi ovviamente proponiamo una cosa diversa, chiediamo che sia risolto il problema in maniera definitiva e non solo nell'emergenza. È più di un anno che diciamo che il Corpo Forestale non andava abolito. Se passare l'antincendio ai Vigili del Fuoco, gli uomini del Corpo Forestale dello Stato dovrebbero andare ai Vigili del Fuoco.